Grazie Presidente. Intervengo per portare alla sua attenzione, all'Aula tutta e quindi anche al Governo, la vicenda che sta interessando interi territori della Calabria, ovvero di un violento nubifragio che ha interessato il Vibonese, ma anche il Catanzarese, il Cosentino, il Reggino. In particolare nel Vibonese ci sono intere comunità che sono assolutamente isolate, mi riferisco a Nicotera, a Ioppolo. In Calabria purtroppo scontiamo un forte ritardo in merito ai cantieri di messa in sicurezza del territorio, in particolare nel Vibonese, ma purtroppo è una situazione e condizione diffusa della Calabria, non c'è stata abbastanza prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Allora, auspico intanto che la Regione velocemente faccia una conta dei danni per dichiarare lo stato di emergenza, perché ci sono ingenti danni alle coltivazioni, alle infrastrutture viarie, addirittura ci sono ferrovie isolate e strade interrotte, danni alle abitazioni, agli esercizi commerciali. Come sapete, quella è una zona che tra l'altro quella di riferimento in cui anche vivo, che vive di turismo, e quando si parla di turismo si deve parlare davvero di servizi essenziali, che quando poi arrivano anche questi nubifragi sono assolutamente interrotti. Allora un appello anche al governo affinché di concerto con la Regione possa garantire alla Protezione Civile tutta l'assistenza e i mezzi di cui ha bisogno. E poi un appello a tutta l'Aula, quindi di non occuparsi di Calabria, di Sud, quando si viene in vacanza, ma di occuparsene ogni giorno negli atti e nei provvedimenti, e questo sarà anche compito nostro. E auspico che tutti quanti noi parlamentari collaboreremo per approvare la legge sul consumo di suolo, che come sappiamo è direttamente collegata a queste vicende. Grazie. Grazie.